della gioventù. Il tema è molto bello, i giovani e il viaggio. Con me ad accompagnarmi in questa avventura sono Rosaria Negretto, direttrice di Radio Lodi, e Silvana Tansini, alle quali cedo la parola per parlarci di questa giornata montana della gioventù. Grazie Bob, effettivamente questa è una bellissima avventura e dico la verità, è la prima volta che metto piede in questo bellissimo posto che si chiama Colle Gran San Bernardo, ma effettivamente noi dobbiamo tornare un po' indietro con la storia e ricordarci che questo era il Monte di Giove, perché questo luogo era considerato un luogo sacro, addirittura aveva con sé un tempio che poi piano piano è stato distrutto ed è comunque stato sempre un posto molto particolare, cioè un canale di attraversamento delle Alpi. Questo serve a ricordare che in questo luogo la concomitanza di un evento come quello di oggi, che chiama numerosi giovani a vivere un'esperienza di questo genere, raccoglie una storia, la storia di coloro che si sono avvicendati in questa località per riuscire a trovare un passaggio da nord a sud dell'Europa, trovare lavoro, c'era i commercianti che passavano per andare al di là delle Alpi e soprattutto questo luogo è stato anche attraversato da numerosi personaggi storici. Ricordiamo Annibale, ma anche imperatori come Carlo Magno che ritornava da Milano dopo l'incoronazione. Ricordiamo anche l'imperatore Sigismondo e non da ultimo addirittura Napoleone, che il 20 maggio del 1800 è passato di qui con una sua armata ricchissima in 8 giorni di attraversamento. Che dire di più di questo luogo? Innanzitutto oggi ci troviamo con un tempo che ci sta regalando un po' di sole. Effettivamente questi giorni sono stati così un po' precari dal punto di vista ambientale. Però siamo contenti perché adesso con i nostri 2742 metri di altitudine ci troviamo effettivamente a una temperatura quasi primaverile, potremmo dire. E allora a questo punto io passo la parola a Silvana, che ci farà sapere quali caratteristiche ha questa località. In particolare sappiamo che anche chi non è mai venuto al Colle Gran San Bernardo forse conosce i cani Gran San Bernardo o San Bernardo. Sentiamo Silvana cosa ci racconta. Grazie Rosalia, un saluto a tutti anche da Silvana Tansini. Hai detto bene, qui ci sono passati personaggi molto importanti che hanno valicato il passo del Gran San Bernardo, ma guarda guarda, ci sono passati anche dei simpaticissimi animali a 4 zampe. Bene, sono andata a curiosare un po' dove c'è il loro allevamento e adesso vi racconto qualcosa. Dovete sapere infatti che 300 anni fa passò di qui un cane al quale fu dato il nome di Barry dai religiosi che lo accolsero nel loro ospizio che si trova proprio a 1 chilometro da dove siamo noi adesso. Bene, da allora questi maestosi animali non lasciarono mai il colle del Gran San Bernardo, anzi ne acquisirono addirittura il nome per identificarne la razza. E i religiosi, fino a non molto tempo fa, li utilizzarono come preziosi aiutanti per soccorrere i pellegrini che magari si trovavano in difficoltà per la neve, per le intemperie, o i briganti che infestavano numerose le cime di queste montagne. Erano anche in grado i cani di riconoscere sotto la neve le tracce degli uomini o di creare una pista sulla quale sarebbe stato più opportuno ovviamente camminare. Sapevano anche tracciare dei veri e propri sentieri che poi non solo i religiosi ma i pellegrini stessi seguivano. Bene, come vedete anche oggi i cani sono qui e sono accuditi dalla Fondazione Barry, ne assiste la riproduzione, li cresce e li vende secondo le norme di un rigoroso codice deontologico. Sono tra l'altro una curiosissima attrazione per i turisti che sempre restano affascinati intanto dalla mole imponente che hanno, ma soprattutto dai loro 80 kg di fedeltà e di dolcezza. Dopo questa simpatica passeggiata che abbiamo fatto incontrando i cani del San Bernardo, ritorniamo però all'evento che stiamo raccontando, la terza giornata montana della gioventù. Bene, chiedo allora a Bob di raccontarci qualcosa del laboratorio delle energie rinnovabili che si è tenuto proprio ieri pomeriggio qui al Colle del Gran San Bernardo.
Sì, Silvana, effettivamente è un laboratorio molto interessante, un tema attualissimo, quello delle energie rinnovabili. Infatti c'erano degli esperti del Politecnico che hanno saputo intrattenere e parlare con i ragazzi di questo argomento molto molto attuale. Allora sentiamo. Il sole, il vento e l'acqua sono tra gli elementi fondanti di questo paesaggio alpino naturale e questi sono stati gli argomenti base del laboratorio sulle energie rinnovabili che gli ingegneri Ruggeri e Zanchi hanno attivato per i ragazzi ospiti della casa Don Angelo Carioni qui al Gran San Bernardo. Dopo aver parlato di raccolta differenziata e di risorse fossili quali il metano, i due esperti hanno ragionato con i ragazzi mostrando loro un pannello solare che produceva energia sufficiente ad attivare ed amplificare la radio di un cellulare. Assai curioso il forno solare che avremmo potuto utilizzare se il sole fosse stato più generoso con noi. La pioggia non ci ha permesso di mettere a bollire l'acqua nella pirofila portata dagli esperti dentro la quale con energia solare avremmo potuto prepararci del tè. E dopo aver parlato di energie rinnovabili, visto che siamo in Val d'Aosta, non si può non parlare di Fontina e allora lasciamo la parola a Silvana Tansini. Sì Bob, tu hai parlato delle energie rinnovabili e a me tocca il compito di parlare di un altro tipo di energia, quella comunque sempre vitale che dobbiamo introdurre nel nostro corpo. E allora vi racconto qualcosa su questa regina dei formaggi che è appunto la Fontina. Questo buonissimo formaggio pesa tra i 12 e i 15 kg e la sua forma ha un diametro di 50 cm e riposa comodamente adagiata su pianali di legno d'abete rosso. Badate, è regolarmente abete rosso per almeno 3 mesi, dentro a grotte che mantengono la temperatura costante di 10 gradi. E questo il segreto della buona stagionatura. E ogni giorno la mano dell'uomo la capovolge per permetterle una buona stagionatura. Sì, è proprio la regina dei prodotti tipici della Val d'Aosta, dicevamo la Fontina. E i ragazzi durante il laboratorio di degustazione hanno potuto assaporarla secondo gli esperti consigli di Alberto D'Assisti, il quale da buon sommelier ha anche guidato l'assaggio con l'innaffio di un bicchiere di Malvasia di Nus, eccellente vino bianco dei vigneti autoctoni. Beh, inutile dire che anche il bis è andato a ruba e per fortuna ci sono altre tome in vendita qui nel grazioso chalet trasformato recentemente in angolo di mescita e degustazione dei prodotti valdostani. Vi ricordo che siamo in onda dal colle del Gran San Bernardo, dove si sta svolgendo la terza edizione della giornata montana della gioventù. Abbiamo fatto numerose cose, alcune ve le abbiamo già documentate, come il laboratorio delle energie rinnovabili, anche il momento della degustazione, ma per i ragazzi che sono stati ospiti, che hanno partecipato numerosi a questo evento, non è mancata anche la buona musica. Ma di questo ce ne parlerà Rosalia. Giornata montana della gioventù, che cosa poteva mancare? Effettivamente la musica, e abbiamo avuto anche questa come protagonista con la piccola banda Rebelde, un gruppo formato non tanto piccolo perché è formato da 10 membri, di cui però abbiamo potuto vederne 5 in azione: 3 voci, una chitarra, una batteria, un basso, un flauto e un ottavino. Nati nel settembre del 2009 e hanno tutto il loro operato sul territorio lodigiano. Sono venuti tra noi per regalarci cover di cantautori storici italiani e per coprire forse un settore che è quello della musica folk che non tutti ancora conoscono. Yeah.
I laboratori di ieri, quelli più pratici, hanno lasciato invece spazio a quelli che saranno i laboratori più di riflessione nella giornata odierna. Il primo di questi parla di un tema di scottante attualità, ovvero il gioco d'azzardo. Ci parleranno appunto dei risvolti che magari non tutti conoscono di questa problematica. Ascoltiamo. Buongiorno a tutti, sono Luca Maccagni, presidente di No Slot Lodigiano. E in una giornata come questa mi sono chiesto spesso come avrei iniziato il discorso, e questa settimana è stata densa di spunti. Prima tra tutti una puntata di ai confini della realtà di lunedì, che è questo telefilm riproposto da Rai 3 in bianco e nero degli anni 60, e mi sono ritrovato una coppia che vince un viaggio tutto spesato a Las Vegas. Il marito incomincia a giocare, vince, gioca fino a perdere tutto per 23 ore di fila. Alla fine, per esaurimento nervoso, dà di matto e viene portato in camera. In camera incomincia a avere le allucinazioni con questa slot che lo chiama per nome e che lo richiama a sé. Lui, spaventato, arretra fino a cadere giù dalla finestra e uccidersi. A me è sembrato stranissimo che già negli anni 50-60 il problema fosse presentato come è presentato adesso, perché altro spunto sono i casi di cronaca anche locale che abbiamo letto sul giornale di Lodi, anche quella internazionale, nazionale ultimamente, con l'Andrangheta che aveva messo ancora le sue mani anche sulle slot, e la presentazione della storia di Anna sul Cittadino, questa signora che sta tentando di uscire dalla ludopatia. Però penso sia molto più interessante presentare quello che stiamo facendo noi sul territorio. Noi siamo nati più o meno un anno fa. Da un evento come questo, eravamo un gruppo di persone che stavano ascoltando due dei personaggi che sono qui per la presentazione del libro di Marco Dotti, che è docente universitario e giornalista, e c'era presente anche Simone Feder, che è invece psicologo e responsabile della Casa del Giovane di Pavia. E questa presentazione ci ha fatto porre delle domande, e delle persone che praticamente non si conoscevano si sono trovate a gruppo e hanno incominciato a farsi carico di questo problema. Le prime cose che abbiamo fatto sono quelle di tentare di capire cosa e come fosse diffuso il fenomeno nel nostro territorio, ed effettivamente anche andando a parlare con le persone del SER si è visto che dal 2008 fino ad oggi si è avuta una crescita esponenziale di persone che si sono rivolte lì, cioè persone che comunque ormai hanno toccato il fondo. Poi ci siamo rivolti presentando un questionario anonimo agli esercenti che hanno slot, e abbiamo così ottenuto le prime informazioni. Le prime informazioni sono anche molto interessanti, ce le ho qui e magari fra poco ve le faccio anche vedere.
Poi abbiamo tentato di individuare locali no slot e a Lodi hanno già incominciato ad aderire in 12 locali no slot, e anche nell'Lodigiano ci hanno chiamato raccontandoci anche le loro storie, e quelle sono anche quelle abbastanza particolari. Ad esempio una gelateria ci ha chiamato dicendo che quando l'esercente lavorava come cameriere in un locale con le slot ha assistito a una rissa e diciamo che lei non ha subito danni perché una persona che fa pugilato ha tirato fuori dal locale la persona che stava creando problemi. E così abbiamo avuto modo anche di venire a contatto con delle persone che invece si trovano dentro nel problema. Mentre eravamo al banchetto insieme ai rappresentanti del comune a prendere le firme contro il gioco d'azzardo, si sono avvicinate delle persone. Uno che è coinvolto perché è familiare, la moglie era dipendente dall'azzardopatia, mentre invece un altro che invece era protagonista proprio di questa dipendenza ci pregava di fare di tutto per fare in modo di toglierla di mezzo, perché lui non riusciva più a vivere senza. Si era rovinato completamente la vita. Quindi anche a Lodi esiste il problema, e noi anzi vi invitiamo, se volete dare una mano all'associazione, noi siamo più che contenti di accogliervi e di accettare il vostro aiuto. Vabbè, io sono Simone Feder, rappresento un po' il movimento No Slot, che è nato anni fa e lavoro anche alla Casa del Giovane, coordino l'area adulti dipendenze. Oggi è bello trovarci qui, purtroppo per una tematica che molti di noi ci stanno impegnando un sacco e purtroppo sta mietendo sempre più vittime. Il movimento contro l'azzardo è poi nato dal basso. Dal basso sono arrivate delle domande, la sofferenza della gente. Voi pensate che nel 2004 alla Casa del Giovane, dove lavoro, è successo un fatto un po' strano. Il mercoledì mattina noi ascoltiamo il bisogno. E arriva Fabio col papà, e allora chiedo al papà: ma cosa avrà mai combinato questo fanciullo? E lui mi... Silenzio tombale, si alza Fabio e mi dice: in realtà sono io che ho portato papà. E da lì i figli che cominciano a occuparsi dell'educazione dei propri genitori. Poi il caso delle 20 donne che abbiamo portato anche al Tribunale di Pavia per bloccare i conti, perché stavano depauperando tutti i risparmi di una vita. È proprio poi il caso di dirlo. Da lì abbiamo cominciato con Marco e con Riccardo Bonacina, che non si smette mai. Se non ci fosse stata la rivista Vita, che ci ha dato una mano con tutto il suo staff, abbiamo cominciato a dar voce, e da lì abbiamo acceso un lumicino, ed è davvero il caso di dirlo, è scoppiato un incendio. Abbiamo alzato la consapevolezza nei territori, e lo stiamo facendo anche qui oggi in alta quota. C'è stata poi questa contaminazione che ha dell'incredibile, un entusiasmo, i giovani, voi pensate, si entra nelle scuole adesso, gli insegnanti stessi con i giovani stanno cominciando a fare dei laboratori all'interno delle scuole per cercare di dare anche la loro risposta a questo azzardo che continua a penetrare nei territori. Si incontrano, devo dirvi, e oggi volevo parlarne un po' con voi, delle difficoltà. Le difficoltà in primis è la fatica che nella politica di partorire una legge nazionale. Ci sono delle regioni che hanno legiferato in materia, a Roma tutto tace. Poi la tristezza che proviene sempre più, non tanto dai signori dell'azzardo che continuano a fare i loro interessi, ma anche purtroppo da certe associazioni e comuni stessi che stanno veicolando l'ipotesi o il pensiero di pensare ad una tassa di scopo, cioè io prendo i soldi dall'azzardo per servirmi poi di fare altri servizi sociali o curare gli stessi giocatori che si ammalano di azzardo. Questo è il paradosso più assoluto.
e a questo non bisogna caderci. L'azzardo poi è diventato un disordine su cui fare i conti proprio nei nostri territori. Hanno esagerato. Voi pensate che noi in Italia abbiamo 400.000, 500.000 macchinette. Una Pavia, che è una città molto gettonata su queste dell'azzardo, abbiamo una macchinetta ogni 104 abitanti. L'azzardo poi lo si trova ovunque, si inciampa ovunque. Possiamo permettere che i nostri giovani crescano in spazi liberi da questo azzardo? Ma è possibile che si entra in qualsiasi bar ormai? Che cosa sono diventati i bar? Con all'interno dalle 6 alle 8 macchinette, è cambiata anche la loro destinazione di uso. Chiamiamoli altro, non più bar. Tabaccherie. La gente però ha faticato anche a capire in questi anni che l'azzardo è una malattia. Cioè il giocatore d'azzardo si ammala, non è un vizio, non è un lazzarone che sta davanti a una macchinetta. E ciò che più preoccupa è soprattutto che attorno al giocatore d'azzardo, noi pensate alla Casa dei Giovani di Pavia, il venerdì sera abbiamo dei gruppi di autoaiuto con dei volontari specialisti, per fortuna, che ci danno una mano, ne abbiamo una quarantina, ormai siamo arrivati al terzo gruppo che andremo una cinquantina. Il problema grosso sono i familiari e soprattutto chi sta attorno, i bambini. Allora vi volevo leggere, e vado verso la conclusione, una piccola lettera che ci è arrivata. Caro Simone, fino al 7 gennaio dello scorso anno, è una moglie che mi scrive, mio figlio ha sempre pensato di vivere in una famiglia bella e serena. Penso che sarebbe stato disposto a mettere una mano sul fuoco riguardo al proprio padre, tra l'altro il proprio idolo. Purtroppo però a gennaio è successa una tragedia, come in un film. In una sola sera mio figlio ha capito una cosa, che cosa sono le slot, che cosa è l'azzardo, ha sentito che suo padre ha tentato il suicidio, ha visto che l'ho sbattuto fuori casa, ha visto suo papà piangere come un bambino e supplicarmi di non farlo. Sai quanto è difficile spiegare a un bambino di 10 anni, mi dice, che suo padre ci ha raccontato un sacco di bugie, che ci ha sottratto tempo, affetto, e che se non fosse stato per l'aiuto dei nonni che vivono con noi e che ci stanno sempre vicino, la mamma avrebbe dovuto fare scelte estreme del tipo ti do da mangiare o pago il riscaldamento. Non puoi neppure praticare il tuo sport preferito perché quei soldi servono per altro. E non è finita qui, figlio mio, perché da oggi siamo l'argomento principale della città. È una piaga poi che hanno cercato di porre rimedio i signori dell'azzardo vendendoci quello che sono i progetti del gioco responsabile. Poi abbiamo qui un amico che sicuramente ci spiegherà che cos'è il gioco, dove invitare i cittadini a giocare responsabilmente. Ma dobbiamo riconoscere che ciò che le lobby chiamano gioco d'azzardo non è né gioco né tantomeno azzardo, è altro. Non dimentichiamo che queste lobby che favoriscono questo gioco d'azzardo sono i signori che poi ce lo propongono, e di conseguenza attenzione a questi giochi responsabili, perché questi progetti di giochi responsabili, perché i soldi arrivano da lì. È chiaro che se il committente sono loro, ha una un'intenzionalità ben chiara col progetto. E allora vado a chiudere. Domani davvero, come si dice spesso anche con Marco, avremo malati d'azzardo, anche persone che non hanno mai giocato d'azzardo, perché è l'interazione che c'è tra l'uomo e la macchina che genera azzardo e che genera malattia e che genera disperazione. E pensate che le risposte da dare allora. Innanzitutto sarebbe ottimo, e che cominciamo a farlo, che questa è una risposta di civiltà, frequentiamo i locali che non ci sono queste macchinette. Lo dobbiamo anche ai nostri figli, perché dobbiamo frequentare questi spazi, perché non si sa che cosa succede quando i nostri figli entrano. Noi abbiamo la possibilità di interpretare gli eventi, le cose che stanno attorno a noi. I ragazzini non è proprio così. E guardate il mondo dell'azzardo che si sta sviluppando online.
cercare in tutti i modi poi di bandire questa vergognosa pubblicità, entrare nelle scuole come stiamo facendo, alzare la consapevolezza, mettere dentro dei sassolini di materia grigia in più, perché guardate che i giovani non sono scemi, anzi loro ci aiuteranno, come diceva il fondatore della Casa del Giovane Don Enzo Boschetti, saranno i giovani che salveranno i giovani. E chiudo dicendo al signore dell'azzardo: rimetteteci in ordine i territori a vostre spese, bonificateli e raccoglietevi i cocci. Grazie. Parto da quello che diceva Simone. Il nostro problema principale non è l'unico, ovviamente, sono le slot machine dislocate ovunque vi sia un assembramento di persone. Ora, quando spesso ci dicono ma ci sono anche i anche quelli sono un problema e danno un problema, però in questo momento concentriamoci su questo, non perché gli altri non siano un problema, ma perché questo è il problema immediatamente e più grande. Primo, è un problema che riguarda tutti noi, perché riguarda appunto la comunità e quella cosa che chiamiamo il bene comune, e quella cosa che chiamiamo spazi pubblici, che non sono solo i luoghi di proprietà del comune, di Lodi, di Pavia o dello Stato italiano, sono luoghi come questi in cui noi ci incontriamo. Come è successa la proliferazione di queste 450.000, 500.000 slot machine nei bar? Non solo nei bar, ovunque la legge dal 2003, da 10 anni fa, la prima slot machine fu messa in Italia nel 2004, la legge del 2003, ovunque, permette la legge di mettere ovunque vi sia una somministrazione di cibo e bevande. Quindi io, per esempio, nell'oratorio vicino a casa mia, il prete mi dice che ogni 15 giorni arrivano i signori a dire: guarda, ma perché non metti le slot machine vicino al flipper, al biliardino? E dice: ma perché sono un prete, ma che te frega, ci paghi il rifacimento della facciata. Loro non guardano in faccia a nessuno. Ovunque ci sia un assembramento di persone, spesso creano la possibilità, cioè mettono una macchinetta che distribuisce il caffè automatico, spesso quelli che producono, spesso quelle macchinette sono gli stessi che fanno le slot machine, perché fanno congegni automatici, non perché siano cattivi, e per esempio le troviamo alle fermate degli autobus, le troviamo nelle latterie, le abbiamo trovate anche spesso in quelle lavanderie che a gettone, perché ci mettono appunto un distributore automatico. Quindi è un problema che riguarda tutti, cioè perché il luogo in cui io vado per fare una cosa e occasionalmente, casualmente incontro un altro, spesso magari incontravo un altro con cui chiacchierare, in realtà trovo un'occasione per dilapidare soldi, relazioni, rovinare me, la mia famiglia e anche la comunità. Allora chi ti dice, o chi dice, ma è sempre esistito il gioco d'azzardo, a parte che sta dicendo una sciocchezza. A parte che quello che contro cui ci opponiamo lo chiamiamo gioco d'azzardo, ma non è nemmeno gioco d'azzardo. Terza cosa, le nostre generazioni sono cresciute con l'idea che il gioco d'azzardo quantomeno dovesse essere confinato in alcuni luoghi che si chiamano casinò, quantomeno. Cioè dove per entrarci, uno, ci devi andare. Due, un tempo ti dovevi mettere giacca e cravatta, adesso ti fanno entrare come vogliono perché... Terza cosa, dovevi cambiare i soldi in fish. Cosa più importante, non andavi in una tabaccheria o non davi al marito o alla moglie i soldi per pagare le bollette e con lo stesso terminale, anziché pagare le bollette, magari se li gioca. Allora è il punto che è stata attaccata, anche per noi che non giochiamo, è stata attaccata la stessa idea di spazio di relazione, di spazio pubblico, di bene comune e anche di servizio. Allora è un problema che riguarda tutti, non riguarda i giocatori a cui diciamo cavoli loro se si rovinano, perché tra l'altro non è nemmeno così. Allora non riguarda un problema di essere proibizionisti o antiproibizionisti, perché non è così, perché davanti a una mina o davanti a una bomba a mano, e le slot machine sono progettate esattamente per produrre dipendenza e per produrre una perdita incredibile, perché una slot machine non è una macchina, è un software.
un software è programmato da un programmatore che dice che cosa deve fare quel software. E quel software dice che quella macchina ti deve togliere dei soldi, basta. È scritto matematico nel codice e anche per legge. Loro quando ti dicono, ma noi restituiamo il 70-80% del giocato, a parte che non lo restituiscono a te, ma sull'insieme. Ma la seconda cosa, lo restituiscono in piccole vincite che la gente gioca, un po' come al Gratta e Vinci. Sapete, al Gratta e Vinci il 90% delle vincite sono di 5-10 euro. Se tu ne hai spesi 30, quei 5-10 euro statisticamente risultano vincite, ma loro sanno benissimo che tu te li rigiochi. Capite qual è il punto? Allora, il punto è che è già scritto lì, già scritto tutto, però ci riguarda. Quindi noi è come se fossimo davanti a una bomba a mano e non è che dobbiamo decidere se tirare la levetta o no, perché se la tiro sono antiproibizionista e se la lascio lì invece sono proibizionista. Non è così, questa è una bomba. Non è nemmeno il gioco d'azzardo che avevamo conosciuto prima. Quel gioco d'azzardo che tra l'altro il codice penale italiano, che è del 1930, ancora vieta. Lo considera ancora un illecito. Allora dice, che cos'è questa cosa qua? Allora ti dicono, il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che era del 32-33, se non mi ricordo, riformato su questo articolo nel 2003, dice che questo si chiama gioco lecito. Ah, si chiama gioco lecito. Allora io adesso mi metto qua a giocare a briscola e punto 50 euro e io sto facendo un gioco d'azzardo. Cioè ti fanno chiudere tutto, quelli lo fanno chiudere il bar là. Però se ci metto dentro una macchinetta e a colpo di euro, ce ne spendo 50.000 di euro, quello no, quello è gioco lecito. Per la persona che si ammala, che sta male, e non è che si ammala lui, perché noi possiamo dire, non ce ne frega niente di te, ipoteticamente, a me interessa, ma uno potrebbe dire, a me non me ne frega niente di te. Però attorno a quella cosa lì gravitano tante altre cose, l'usura, gravita il fatto che la sua famiglia si rovina, gravita il fatto che i comuni spendono un sacco di soldi poi per queste cose e che spesso sono le persone più deboli che si giocano il sussidio e la cassa integrazione attorno a queste cose. E chi fa business su questo, non dico il barista, dico i concessionari di Stato, che sono dei privati che prendono la concessione dallo Stato per fare queste cose e poi vanno a piazzare le macchinette. I concessionari di Stato lo sanno benissimo. E più miseria c'è, più povertà c'è, più crisi c'è, più disoccupazione c'è, più i loro incassi salgono. Lui dico, non è vero. Allora, qua ci sono tanti amici africani. Dico, come mai allora degli italiani sono andati in Zimbabwe e hanno aperto una cosa che si chiama Zimbabwe Bet? Cioè, uno dei paesi più poveri al mondo, perché loro sanno benissimo che dove c'è povertà c'è anche attesa speranza, ma loro pervertono l'attesa e la speranza, la pervertono, non è attesa e speranza, perché dovrebbero tra l'altro spiegare che a quelle slot machine al massimo ci vinci 100 euro, quelle dal bar, non ci vinci 2 milioni di euro. Dice, ma nelle sale gioco c'è scritto jackpot di 500.000 euro, certo, andate a vedere, sono già 82 i casi in Italia, 82 i casi di persone che avrebbero vinto il jackpot e non gliel'hanno dato perché gli hanno detto c'è un bug informatico. Un mese e mezzo fa in Abruzzo 32 persone hanno vinto il jackpot, hanno detto è impossibile, bug informatico, nelle condizioni contrattuali c'è scritto che se c'è un difetto nella rete io non ti pago. Ah, allora non mi paghi, allora nemmeno mi paghi. Allora, capite, questo è il paradosso. Allora perché ci riguarda tutti? Ci riguarda perché queste cose alterano la nostra comunità, alterano le nostre relazioni. Io ho paura a mandare un bambino a comprare le matite in una tabaccheria, non perché il tabaccaio è cattivo, il tabaccaio è vittima come noi, il barista è vittima come noi, se l'è messa lì e gli hanno costretto spesso, non il racket, gli hanno detto o le metti o non ti metto quello per pagare il bollo, o le metti lì perché tanto lui dice vabbè che me frega, c'è anche il calcio balilla, dopo però ha visto che la gente si rovinava, magari vuole toglierle ma ha firmato un contratto che per 10 anni gli impedisce di toglierle senza pagare una penale. Capite? E questo è il punto. Allora alterano le nostre relazioni, la nostra sicurezza. Ma quanto denaro circola? Adesso in una slot machine di un bar ci sono più soldi che in un bancomat di una banca. Se io vado a rubare un bancomat di una banca, i soldi, ammesso che riesca a farlo con una ruspa, quei soldi si macchiano.
se spacco una slot, no. Allora in un bar, mediamente, a fine giornata ci sono quei, un bar che funziona bene con le slot, quei 3-4 mila euro che io non trovo neanche rapinando in una banca. Allora questo, anche se a me non me ne frega niente del giocatore, anche se dico sono cavoli tuoi, nel mio quartiere crea problemi di sicurezza. Quello sì, perché cominciano a esserci tanti soldi, possibilità di rapina e via dicendo. Allora noi dobbiamo alzare la consapevolezza su questo, non perché dobbiamo allarmarci, ma perché dobbiamo tornare protagonisti nella scelta, nella decisione di quella cosa che chiamiamo il bene comune. Anche immateriale, bene comune è anche la parola gioco. Loro non possono usare la parola gioco, non devono permettersi di usarla, la parola gioco, perché non è un gioco, perché giocare non è quella cosa lì, è un'altra cosa, poi l'amico ce lo spiegherà, è un'altra cosa, non possono permettere. Noi dobbiamo innestare degli antivirus rispetto al virus anche del linguaggio che hanno utilizzato. Utilizzano gioco lecito, non è lecito. È legalizzato, ma è azzardo legale. E allora dice, è legale, e allora io non posso criticarlo. Io lo critico civilmente. Noi cittadini lo critichiamo civilmente. Diciamo che da 10 anni siamo stati venduti a un business che fa 130 miliardi di euro di fatturato annuo. Dopo loro dicono, ma ce ne teniamo solo 20 miliardi di euro, 130 miliardi di euro. Sì, ma fanno business sulla circolazione del denaro. Non solo sugli utili registrati, sulla circolazione del denaro. Allora, quanto denaro, perché il tema, il problema è il denaro, capite? Il problema è il denaro. Qui non è il problema, non frega niente, no, è il denaro. Vi ricordate, vado verso la conclusione, quando alcuni anni fa le banche mettevano nella borsa della signora anziana che aveva i suoi risparmi le obbligazioni a Cirio là e i bond argentini e i derivati. Per legge diceva, ma bisognerebbe, nessuno poteva chiederlo allo sportello, allora ce li mettevano lì, dicevano, ma non succede niente. Avevano avuto l'ordine di piazzare queste cose e poi sono saltati tutti. La Cirio è fallita, Cragnotti chissà dov'è, sarà in Svizzera, e l'Argentina si è rifatta un po' i conti con gli italiani, con i poveri italiani. E dopo è iniziata qualche causa. Qualche causa è iniziata, le banche non sono cambiate, però la Banca Popolare di Milano si è presa una stangata su questo. E allora cosa hanno dovuto fare? Hanno dovuto dire, quantomeno, tutelarsi su questo, quando vado in banca non me lo puoi proporre, devi essere tu a chiedermelo e io devo farti un questionario per vedere se hai anche capito che cosa sto facendo. Non è granché, ma hanno dovuto mettere delle soglie. Le soglie qui non ci sono e vi dico l'ultima soglia. Come mai tante persone disabili, tante persone con problemi giocano alle slot machine? Non so, provate a farli giocare a dama, così magari non riescono. Malati di Alzheimer giocano alle slot machine. Perché quelle macchine sono studiate sui ratti da laboratorio, negli Stati Uniti, dove le hanno progettate da tempo, sono studiate sui ratti da laboratorio. Cioè allineare 4 meloni, 4 pere, 4 cedri, 4 pompelmi o quello che è, perché hanno quella roba lì, la frutta o i simboli egizi, ci arriva anche un ratto in un laboratorio. E allora perché l'hanno fatto? Perché non c'è una soglia. Perché io non devo conoscere nemmeno delle regole, perché io non devo giocare, perché non è un gioco. Non è un gioco. Allora noi cosa chiediamo, cosa dobbiamo chiedere? Che ci siano sempre più soglie, perché se no loro vanno all'attacco dei più deboli, dei più vulnerabili, e poi gli fanno anche credere che è colpa loro. Cioè gli dicono anche che non hanno giocato responsabilmente. Poi arriva uno e dice, sì, ma sai, nel tuo cervello c'è una cosa che scatta, quindi sai, casualmente, no. Sì, cervello ci potrà anche essere quella cosa che scatta, ma tu, ma l'hai messa lì? Allora è come se dai nostri rubinetti, anziché acqua, uscisse Tavernello, no? Primo giorno cosa fai? Oh, ti lavi, sete, vabbè, no, non bevo, mi fa schifo. Secondo giorno cominci ad avere un po' più sete. Terzo giorno, quarto giorno, alla fine devi bere. E dopo una settimana ti trovi alcolista. Loro hanno fatto così, hanno creato un business impressionante, dopodiché hanno tentato di dire, e lo stanno facendo, facciamo come in Spagna o come la Finlandia, dove una parte dei soldi che noi prendiamo dall'azzardo ve lo diamo per recuperare i giocatori patologici. Cioè voi create questo disastro, poi mi fate sta roba qui. È chiaro che in un momento di crisi tutti vogliono andare a beccare i soldi lì. Perché nessuno gli evita più.
dice, ah, vabbè, però quelli me li danno. E poi dice, e questi, quelli di cui sto parlando, chi sono? Sono dei privati. Perché quando noi diciamo che in Italia tutto è in mano lo Stato è ladro, non è vero. Parte vero, parte no. Lo Stato ha il monopolio sul gioco d'azzardo, ma poi dà la concessione ai privati, che sono 13 privati. E questi privati ci guadagnano 90 e lo Stato ci guadagna 10. Ora, poi dopo, quando a questi signori non va bene, vengono fuori e dice, c'è lo Stato ladro, lo Stato baro. Questi signori hanno anche una sezione in Confindustria. Si chiama Confindustria Gioco. Allora io ogni tanto mi dicevo, ma cavolo, ma gli amici industriali che sono tartassati, che per fare un mezzo contratto, per fare un bagno per i dipendenti, devono spendere un sacco di soldi, di norme, eccetera. Non si incavolano un po' che la tassazione media di questi signori è 2,6%. Cioè non si incavolano. Questi sono dei privati che hanno vampirizzato lo Stato e si servono dello Stato ogni volta che hanno voglia di dire lo Stato è ladro. Allora invece stati come la Finlandia si beccano tutti i soldi e poi li ridistribuiscono. Allora qui siamo da un doppio paradosso, che cosa dobbiamo fare? O toglierci dai piedi tutto questo, oppure far sì che a un certo punto lo Stato dica, oh vabbè, faccio tutto io, garantisco io, produco anche io le macchinette, cosa che io non, a me non piace, però almeno getta la maschera. Così invece ci vogliono tenere sempre in questa dimensione per cui accusiamo lo Stato ma non vediamo la mano che ci frega, la mano che ci frega ha nomi e cognomi precisi e società precise, alcune delle quali quotate in borsa. Ora, quotate in borsa, si chiudo, la quotazione in borsa è importante perché attraverso la quotazione in borsa noi possiamo vedere esattamente chi sono le persone che controllano queste cose. 15 giorni fa un signore è entrato nel consiglio di amministrazione di Lottomatica. Questo signore si chiama Mastra Pasqua, ve l'hanno detto i giornali, IMS e vicepresidente di Equitalia. Allora io mi dico, ma scusa tu, eri là, sei inquisito per l'INPS e l'Equitalia e vai a finirli dentro. A me qualche cosa non mi torna. È una cosa normalissima, ma facciamo pressione, diciamo qualche onorevole, ma metti una norma banalissima. Se tu lavori per lo Stato e ti licenzi, o hai per i prossimi 30 anni non puoi lavorare per un'azienda privata dello stesso settore, per cui tu, cioè, ma è una cosa banale che c'è in tutti i paesi civili e qui non c'è. Allora questo è il punto. Come possiamo agire noi cittadini, e chiudo davvero, possiamo agire semplicemente capendo, non è che dobbiamo indignarci particolarmente, capendo che cosa sta succedendo nei nostri territori, chiedendone conto e non dicendo, questo è il punto, non mi riguarda, perché mi riguarda, perché il fatto che se fra 4-5 anni, come sanno tutti, troveranno le casse dell'INPS vuote, che già mezze lo sono, forse qualche domanda dovevamo porcela ai 4-5 anni prima e farla porre anche al signore in questione. E capire quei soldi cosa fanno e dove vanno. Non per essere il travaglio della situazione, perché non mi piace l'atteggiamento critico e contestatario, però è necessario farlo per illuminare le zone d'ombra. Quando le abbiamo illuminate, noi capiamo che nel nostro piccolo, nella città, nel quartiere, noi possiamo, senza criminalizzare quel barista che ce le ha, ma dicendo a me piacerebbe di più se tu non le avessi. Proviamo a capire come ritrovare i bar, i luoghi d'incontro e come, appunto lo ha detto il Papa, ritroviamo anche lo spirito della rinuncia, perché col male, lo ha detto lui l'altro giorno, non si tratta. Col male non si tratta. E se qualcuno però involontariamente ci ha siglato degli accordi, appunto troviamo anche il modo di farglieli tagliare. Ti ringrazio Marco per gli stimoli diversissimi che sono arrivati. Parto anch'io da un'immagine perché spesso sono più efficaci. Qualche anno fa, vi ricorderete, c'era la pubblicità della Lottomatica, del ti piace vincere facile, in cui c'era una squadra di una partita di calcio con 10 giocatori da una parte e poi tunci, e 800.000 che arrivano dall'altro. La cosa che non diceva quella pubblicità è che tu eri dalla parte della squadra degli 11, non degli 800.000 che stavano arrivando, e quindi per te era impossibile vincere, proprio una questione di numeri, quelli che sono dietro le macchinette. Io sono Davide Jacot, sono un giornalista, ma sono qui in qualità di rappresentante di un'associazione che si chiama Rossa Iacta Est,
un'associazione di Aosta che si occupa di gioco intelligente. Cos'è il gioco intelligente? Tutto quello che crea relazione, perciò dal gioco in scatola al gioco di scacchiera, al calcio balilla, a tutto quello che ha a che fare con il valore vero del gioco. Come diceva Marco, il punto di partenza, l'errore alla base, è quello proprio della confusione sulla parola gioco. Che cos'è il gioco vero? È quello che fanno tutti, fanno i bambini, fanno gli animali quando sperimentano. È un esperimento di relazione. Al massimo è anche un confronto con se stessi quando uno ha un videogioco davanti per confrontarsi con i propri limiti. Ma c'è sempre l'idea di confrontarsi con qualcosa di diverso. Con l'azzardo questo non succede più. Non c'è un qualcuno con cui ci si relaziona. Se io vado a giocare a soldi a briscola e incontro un bravo giocatore di briscola, questo mi spenna e io perdo i soldi e non li vinco. Se io devo schiacciare unicamente un pulsante, poi ogni 100.000 puntate ne vinco una o anche 100, io posso molto più facilmente accedere a questo. La normativa prevede che la pubblicità sul gioco dica: il gioco è vietato ai minori. E dice bene, i minorenni non possono. Se uno per caso prende questa frase e la dice a qualcun altro, se non fossimo all'interno di questo argomento, dice: il gioco è vietato ai minori, è una frase che, perché il gioco è una cosa dei bambini. Però cosa fa l'azzardo? Recupera l'idea del gioco che tutti abbiamo: ah, che bello quando giocavo con mia sorella, quando giocavo con mio figlio, quando giocavo con mio nonno a carte. Recupera quell'idea lì, che è un ricordo forte e bello, e ne fa un'altra cosa, totalmente altra, perché si perde il senso di relazione. Quello che fa la mia associazione, che non è un discorso teorico, diciamo che abbiamo prima fatto delle cose e poi ci siamo arrivati dopo a ragionarci su, è quello di organizzare eventi, appuntamenti costruiti intorno al gioco intelligente. Anzitutto gioco in scatola, ma tutto quello che è, perciò dalla cena con delitto al calcio balilla, al modellismo, ai giochi di miniature. Il motto dell'associazione è: invecchia solo chi smette di giocare, perché riprende una frase di George Bernard Shaw che diceva che non si smette di giocare quando si invecchia, ma si invecchia quando si smette di giocare. Perché? Perché mettersi in gioco significa sperimentare delle parti di sé che spesso, diventando adulti, si dimenticano. Vuol dire provare a condividere dei sistemi di regole all'interno del quale però non si sa cosa succede. La parte di azzardo nel gioco è che tu non sai come va a finire la partita. Magari vinci, magari perdi, però sai quale è il sistema di regole all'interno del quale ti muovi. Cioè io e te, se stiamo giocando a scopa, sappiamo che abbiamo puntato la cena, immaginiamo, o qualsiasi cosa, anche avessimo puntato dei soldi, ma questo è la cornice all'interno del quale, se a un certo punto mi alzo e ti tiro un pugno, non va bene perché ho infranto le regole. L'azzardo non scrive queste regole, perché ti dice: tu vieni a giocare con noi e noi in cambio magari vinci dei soldi senza avere nessuna abilità specifica. Questo non è vero. Le regole non sono esplicitate. Le regole sono che per ogni 100.000 euro che tu investi io te ne restituisco 5.000. Questa è la regola. E questa regola non viene mai esplicitata. A questo punto quello che noi diciamo, che noi non ci siamo, non abbiamo creato tutto questo per combattere le slot machine, però ci siamo trovati inevitabilmente su due crinali diversi. Quindi il gioco, è sbagliato chiamare gioco d'azzardo il gioco. L'azzardo, che poi porta a tutta una patologia e è particolarmente fertile per la criminalità, e definire cos'è criminalità quando parliamo di questo è molto difficile, perché come diceva lui, se gioco a Ramino puntando 5 euro quel bar chiude, se quel bar mette 10 macchinette il bar resta serenamente aperto. Dobbiamo da una parte allontanare la possibilità di creare questo gioco cattivo, che è un gioco che va a dilapidare le risorse economiche e le risorse di tempo delle persone, che distrugge la parte di gioco della relazione, la parte di relazione che è intrinseca, che deve essere nel gioco, e
e recuperare invece uno spazio di gioco diverso. Non avere paura di giocare anche noi adulti, perché è una parte di sperimentazione che dicevamo prima che iniziasse l'incontro, che hanno gli animali, i cuccioli quando lottano e si prendono alla gola l'un l'altro, sanno che nelle regole c'è scritto che non si devono mangiare l'un l'altro, però sperimentano la lotta che poi faranno da adulti. Cosa che magari non che i bambini che fanno la lotta sanno che non si picchiano, poi magari non lotteranno mai per tutta la vita e glielo auguriamo, però si sperimenta un pezzo nuovo. Quello che facciamo noi è proporre degli spazi di gioco in cui la relazione viene recuperata. La mia esperienza, quella che vi porto, è di una realtà piccola, quella di Aosta è molto simile a quella di Lodi, la città di Aosta ha un 40.000 abitanti, tutta la regione supera di poco i 100.000, quindi è un posto piccolo. In pochi anni noi abbiamo creato una serie di eventi, il più importante è quello di Gioca Aosta, che è un'esperienza di volontariato completo, che è diventata un evento di 3 giorni nell'estate valdostana, quest'anno alla fine di agosto, dal 22 al 24. La nostra associazione ha recuperato, ha federato intorno a sé una ventina di gruppi provenienti in parte dalla Valle d'Aosta e in parte da fuori valle, e propone un evento di 3 giorni che è interamente dedicato al gioco intelligente, dedicato anzitutto agli adulti. Ci sono anche i bambini, ci sono le famiglie, ma anzitutto all'idea di recuperare una forma intelligente di gioco. Qual è il risultato? Che in pochissimi anni noi abbiamo creato una manifestazione che l'anno scorso ha avuto 5.000 partecipanti attivi. 5.000 per noi era assolutamente inconcepibile qualche anno fa. 5.000 partecipanti attivi e 150 volontari che vengono da 6-7 regioni italiane. Abbiamo una buona rappresentanza lombarda, tra l'altro, che viene a darci una mano. E questo per dire 2 cose, e chiudendo, perché non so se abbiamo ancora tempo e poi se ci sono domande le accogliamo volentieri, che da una parte ci può essere un oltre al discorso del gioco, del recupero di occasioni di incontro, ci può essere un volontariato di alta qualità. Il volontariato non è solo, per quanto sia fondamentale che sia quello, il volontariato non è, può essere, noi siamo professionisti dell'informazione, io sono un giornalista, faccio l'ufficio stampa per lavoro, ma lo faccio gratuitamente per il mio progetto. La parte informatica è fatta da un ingegnere che lavora all'IBM a Zurigo, che lo fa gratuitamente in quell'occasione lì, si può fare il volontario anche se si ha una qualità alta, e dall'altra basta chiedere, facendo rete tra soggetti diversi, di condividere le proprie passioni in uno spazio pubblico, perché in quel modo si recupera lo spazio pubblico. Cosa vuol dire lo spazio pubblico? Quello dove le persone si incontrano, perché la piazza è mia. Noi questa cosa la facciamo nella piazza principale della città. Rispondiamo a 2 bisogni. Ha un bisogno di socialità che ha nel gioco uno degli istinti più naturali dell'uomo, e quindi quello che fa l'azzardo dicendo noi ci appropriamo del termine gioco, è un dilapidare un nostro patrimonio importantissimo, un immaginario che tutti abbiamo, perché tutti abbiamo giocato quando eravamo bambini, e adesso ci hanno rubato una parte della nostra infanzia. Quindi quello che dobbiamo fare è recuperarla e dare consapevolezza. Il nostro compito è quello di essere consapevoli di che cos'è il gioco e di farlo notare, sottolineare quando questo viene tradito, perché è il primo dei furti che stiamo subendo. E l'ultima cosa ovviamente è un invito: dal 22 al 24 agosto venite a giocare a Gioca Aosta in Piazza Chanot. E grazie dell'invito ad Alberto e tutta l'organizzazione qui. E siamo in procinto di iniziare invece il meeting sul tema dominante di questa terza giornata montana della gioventù, che sono i giovani e il viaggio. Lasciamo la parola ai relatori Giancarlo Cotta Ramusino, Raul Santiago, con il coordinamento di Claudia Imparato. Dal Vaticano, 29 giugno 2014. Ok. Dal Vaticano. In occasione della giornata montana della gioventù, organizzata dall'Associazione Gran San Bernardo, Sua Santità Papa Francesco saluta con affetto i giovani radunati presso il passo del Gran San Bernardo, lungo la via Francigena, per confrontarsi sull'esperienza della vita come itinerario verso Dio e i fratelli,
e mentre li incoraggia a seguire le orme di Cristo, via, verità e vita, li affida alla materna protezione della Vergine Maria e di cuore invia a ciascuno la sua benedizione. Buongiorno a tutti, diamo inizio a questo dibattito sul tema i giovani e il viaggio. Oggi siamo qui sulla Via Francigena, che è un cammino di più di 1600 chilometri che ha visto per decenni, per secoli, viandanti, pellegrini, credenti e non credenti, che intraprendono un viaggio per motivi diversi, per fare un'esperienza di vita, un'esperienza spirituale, per un voto o anche solo per provare a se stessi che ce la si fa, che migliaia di chilometri non sono troppi, che un passo alla volta si arriva. E noi oggi vogliamo affrontare il tema del viaggio, che è un viaggio non solo fisico, ma anche interiore, spirituale, un viaggio che ci porta a superare le nostre paure, a superare tanti ostacoli insieme a due ospiti. Alla mia destra Giancarlo Cotta Ramusino, detto Girumin, poi ci dirà perché. E alla mia sinistra Raul Santiago, il di Pamplona, spagnolo, ma parla benissimo italiano. È il presidente dell'associazione Via Francigena spagnola, quindi è un'associazione che si prefigge la promozione di questo cammino, mentre invece Giancarlo Cotta Ramusino è un viaggiatore, ha viaggiato tanto in diversi continenti, ha fatto tante esperienze diverse, dai viaggi di gruppo ai viaggi in solitaria, camminando, a piedi, in bicicletta, con anche biciclette costruite, diciamo, in casa, fatte in casa. Allora, partirei chiedendo a Raul come mai si trova qui, in Italia, anzi, quasi in Svizzera, a confine, e di presentarsi con brevi parole. Grazie. Grazie a tutti. Primo, mi dispiace perché non parlo bene italiano. Io parlo un dialetto, come qui in Valdostano, io parlo itagnolo. Allora mi dispiace. Io sono qui perché sono invitato per parlare per la mia esperienza. Io sono sul Colle con i canonici, sull'ospizio, un ospizio come volontario. Perché due anni fa io ero qui come pellegrino e c'era la mezza del mio viaggio da Canterbury fino a Roma e io ho saputo che si aveva bisogno di volontari qui e là per fare l'accoglienza dei pellegrini che arrivano al Colle San Bernardo. Allora mi ha detto, ah va bene, allora io sarò. E l'anno scorso io ero là per la prima volta, io ho fatto come volontario un mese e anche questo anno sono volontario che finisco infatti domani, è stato un mese. E allora io amo tanto tutti i pellegrinaggi, ho fatto il Cammino Santiago, la Via della Plata, la Trobreis in la Bretagna, eccetera, eccetera. Ma soprattutto per me c'è la Via Francigena che mi ha cambiato molto la mia vita. Quella è la mia esperienza. Grazie. Allora partiamo il viaggio. Ma perché mettersi in viaggio? Perché partire? E lo chiedo a Giancarlo. Raul potrà dirlo meglio di me. Lungo il Cammino di Santiago, che è il più conosciuto, spesso in alcuni posti vengono fatti dei sondaggi, cioè vengono proposti dei questionari con delle risposte e viene chiesto perché sei partito, per motivi spirituali, religiosi, per stare all'aria aperta, per fare nuove conoscenze. E in questo modo poi si fanno delle statistiche. Allora, se voi provate a chiedere a qualcuno perché parte per un lungo cammino, non so quanto riesce a rispondervi. Nel senso che non è detto che uno abbia una risposta, non è detto che magari il motivo iniziale per il quale è partito, si è messo in cammino il primo giorno,
sia lo stesso a metà del cammino dopo una settimana, sia lo stesso alla fine del cammino dopo 800 chilometri. Io non credo che ci sia un motivo ben definito. Non so se c'è una logica che definisce con precisione perché partire. Non so neanche se è una questione di testa, cioè penso a perché partire. Io penso che il cammino sia un'esplorazione, sia un'avventura, sia una cosa che più che dare delle risposte spesso ponga delle domande. Per cui a volte mi domando se uno si sente spinto o attratto dal cammino. La mia risposta è che non lo so se c'è un vero motivo. Il cammino è una risposta a una domanda fisica, naturale. Cioè il nostro corpo a un certo punto sente il bisogno di partire. Raul, non so se tu sei d'accordo, dici se sei d'accordo e poi dici come ci si prepara a camminare. Certo, io sono d'accordo con Jerumin, come no. Lui è un grande viaggiatore, ha viaggiato più che me, forse. Ma io sì credo anche che c'è una ragione. Credo che perché viaggiare, perché camminare? Perché tutti abbiamo due gambe. Forse qualcuno ha una sola e forse qualcuno non può mai camminare e ha bisogno di una chiedia di ruoti, no? Si dice. Ma non importa, e tutti abbiamo cuore, e c'è il cuore che fa camminare, e perché siamo tutti vivi. Allora quando uno nasce la stessa giornata comincia un cammino. Allora il cammino si faccia in diversi modi. Allora perché non camminare? Perché non fare la più semplice delle cose che c'è camminare, c'è andare, basta. Credo che c'è quella la ragione che basta per camminare. Quindi non bisogna essere dei grandi atleti per viaggiare. In che cosa consiste la preparazione? Una preparazione solo fisica? È una preparazione mentale? È una preparazione che coinvolge anche le motivazioni, che si basa su delle motivazioni forti? O viene un'idea e si prende e si parte? Ma sono due argomenti diversi. Sul discorso viene un'idea, si prende e si parte, si riallaccia un po' a quello che dicevamo prima. Io a volte semplicemente prendo una carta e dico adesso dove vado. Anche quando sono partito per il cammino in Russia, dopo due anni che un mio amico mi diceva andiamo a fare sta cosa, gli dicevo no, guarda che è troppo pericolosa, è troppo freddo, è lontana, non ce la faremo mai a fare questa cosa qui. Un giorno mi sono svegliato, l'ho chiamato e gli ho detto allora quando partiamo? Lui mi ha detto ma tu ci credi veramente? Ho detto, se ti ho detto che partiamo, partiamo. Punto. Però era due anni che lui tentava di voler partire. E credo che la preparazione sia in tre ambiti, ma come in tutte le cose. C'è una preparazione fisica, nel senso che se parto per un lungo cammino sicuramente devo abituarmi a magari andare a correre, fare un po' di preparazione. Magari abituarmi a dormire un po' meno del solito perché in cammino magari capita di alzarsi presto. È una preparazione che però deve essere effettiva, naturale, nel senso che oggi piove e chi è in cammino oggi cammina. Se io la mia preparazione la faccio solo in palestra, sul tapis roulant, dove c'è l'aria condizionata, non piove dentro, la luce è sempre quella, non è la stessa preparazione. C'è una preparazione tecnica, è chiaro, devo imparare a capire quale giacamento devo portare, devo trovare lo zaino, devo trovare gli scarponi. Ma c'è una preparazione mentale, e la preparazione mentale è quella che ci dice che staremo lontani da casa, che dovremo arrangiarci in diverse difficoltà,
che dovremo prepararci alla fatica, che dovremo prepararci al dolore, che dovremo camminare con le vesciche ai piedi. Questi sono i tre filoni fondamentali sui quali io penso ci si debba preparare. Raul, le persone che si rivolgono a te perché nella tua attività, diciamo, di promozione del cammino sulla Via Francigena, di che cosa hanno più paura? Delle difficoltà fisiche o di non farcela mentalmente, di affrontare qualcosa che magari è troppo grande per loro? Quali sono le domande che ti pongono più spesso? La domanda la più normale, la più abituale, c'è dove dormire. Questo è lo più importante per loro. E dopo ogni persona ha le sue necessità. Ad esempio, ci sono anche, ho parlato di disability, ci sono anche disability che vogliono fare il cammino. Ci sono passati per qui. L'anno scorso, 2 anni fa, c'è una canadiense, eccetera, che hanno fatto quel cammino in chiede di ruote, si dice, col carrozza. Ma è la cosa la più importante, perché ognuno ha il suo cammino. C'è così che anche si dice per il Cammino Santiago in Francia, ognuno ha il suo cammino. Ma tutti hanno come il punto di riferimento il dove dormire e dove mangiare, ma soprattutto dove dormire. E questo anche la paura della gente c'è quella. E dopo io sono tutto d'accordo con Genomin. Si ha bisogno di una preparazione tecnica con un po' di senso comune. Si piove, tu hai necessità di una cosa come questa, allora tu hai bisogno di portarla. Ma dopo e soprattutto c'è la preparazione mentale, essere aperto, il open mind, chi dicono gli inglesi. Se tu è aperto sempre con un sorriso, non importa se tu sei in Russia o in Marocco o non importa dove, anche in Andi, tu troverai sicuro un luogo per dormire, un po' di pranzo e qualcuno che ti va a fare l'accoglienza. Ma soprattutto questo che io dicevo prima, la preparazione soprattutto del cuore, essere presto a camminare in mezzo non solo di un paesaggio, ma in mezzo di un paesaggio di gente, di persone. Bene, grazie. Cambiamo un po' argomento. Allora, cerchiamo di provare a giocarci un po' questo discorso qua del cammino, no? Io adesso proverò a fare qualche domanda proprio in relazione sul discorso della preparazione. Siamo sul tema della preparazione. Allora, chi mi dice, chi mi dà una definizione del senso di avventura? Qualche affermazione sul concetto di avventura. Che cos'è l'avventura? Qual è la prima cosa alla quale si pensa quando si parte per un'avventura? Giovani? Nessuno? Qual è la prima cosa? Una cosa molto semplice. Se io parto per un viaggio, qual è la prima mia preoccupazione? Nessuno? La preoccupazione oggi, moderna, che ha chi parte per un viaggio, che è diversa da quella che aveva chi partiva, non so, per andare alla scoperta delle sorgenti del Nilo. Ok, allora, una preoccupazione è prenderà il telefonino o no. Ok, è accettata, ma secondo me non è la principale. È vero che può sembrare la principale, ma la principale è un'altra, ed è... Tornerò a casa? Siete d'accordo? No, nel senso porto a casa la pelle. Cioè, Livingstone non si preoccupava di portare a casa la pelle. Shackleton è partito e ha detto tornerò fra un anno, 2 anni, forse. Non aveva il biglietto di ritorno. Beh,
non è detto. Io sono andato in Iraq 15 anni fa e sono tornato. Bene, e un'altra cosa, sempre sul discorso della preparazione. Un'affermazione in merito al senso del limite. Stiamo parlando di avventura. Come ci rapportiamo con i nostri limiti? Non ci siamo mai rapportati, non pensiamo che ci rapporteremo mai con i nostri limiti? Ragazzi, un po' di brio, dai. Non vi siete mai messi in gioco con un limite che può essere sportivo, che può essere fisico? I limiti spaventano. Ok. Come mi posso rapportare con il limite? Il limite lo supero, ma prima ancora? Allora, lo supero, che è un'affermazione, quella forse più in là, lo conosco. Il livello precedente è? Ci provo, d'accordo? Sì, lo raggiungo, ne prendo coscienza e lo supero. Ecco, questa cosa in un lungo cammino ci sta, perché un lungo cammino comunque può essere una situazione in cui ci si rapporta con il proprio limite. Adesso, al prossimo giro di domande però un po' più reattivi, vero? Pensateci. Allora, vi volevo chiedere, spesso se si parla di viaggio tutti pensano ai viaggi fatti in gruppo, i viaggi fatti con gli amici, i viaggi fatti a visitare le capitali europee, al mare d'estate, i primi viaggi da soli senza i genitori. Come si passa dal viaggio di gruppo al viaggiare da soli? Cioè, perché viaggiare in gruppo e perché viaggiare da soli? È un salto di qualità, diciamo, è molto diverso. Anche per voi è stato così? Siete partiti dai viaggi di gruppo e poi siete arrivati ai viaggi da soli? E se viaggiare da soli vuol dire veramente essere da soli oppure no? Raul, vuoi cominciare te? Allora devo tornare giù. Torno giù allora. Quindi, allora, viaggiare da soli, viaggiare in gruppo. Vantaggi del viaggiare da soli. Come? Ti fermi quando vuoi. È importante. Rendi conto solo a te stesso. Svantaggi? Nessuno ti aiuta in caso di bisogno. Come? Non hai compagnia. E questa cosa la teniamo un attimo in sospeso, perché è un aspetto importante. Viaggiare in gruppo? Vantaggi, svantaggi? Di là sono più timidi. Condividi le difficoltà. Svantaggi? Uno svantaggio. No, questo è un svantaggio, sì, devi aspettare qualcuno, d'accordo, però io lo considererei un aspetto positivo, il fatto che, certo, che non lo puoi abbattere se questo sta male, chiaro, ma il motivo per il quale tu viaggi in gruppo è anche un po' quello, che in caso di bisogno si condividono le difficoltà. Vai più lento? Può essere che vai più lento, sì. Scusa. Bisogna decidere insieme, ecco, e questo decidere insieme vuol dire vantaggi e svantaggi, non necessariamente un vantaggio, perché prima abbiamo detto posso fare quello che voglio. Dicevi prima, essere in compagnia. Allora, proviamo a fare un'affermazione. Nel momento in cui io vado in giro da solo, in maniera esplicita manifesto il fatto che sono più disposto a incontrare. Cioè io posso andare nell'ostello lungo il cammino di Santiago e sedermi a un tavolo e trovare un francese, un brasiliano e un polacco. Capita, è normale, è successo. Se tu invece viaggi col tuo gruppo di amici, la prima cosa che fai è andare al ristorante e occupare tutti i posti del tavolo in modo tale che nessun altro si sieda al tuo tavolo. E questo, allora, chi viaggia più in compagnia? Viaggi più in compagnia se viaggi col tuo gruppo o
viaggi più in compagnia se incontri altre persone, se fai nuove conoscenze? Io non do una risposta a questo, lascio solo la domanda. Non fare altre domande difficili, no, devo continuare ad andare su e giù. Raul, ci dici anche tu due parole su questo? Sì, anche io ho un'altra domanda. Viaggiare, camminare con la ragazza, con la tua ragazza o col tuo ragazzo o no? Perché questo è molto pericoloso anche. Tu puoi uscire da tua casa con il tuo ragazzo o la tua ragazza e ritornare da solo. O da solo. O con un altro, o con un'altra, o con due, o con tre. E infatti sì, questo è molto importante perché molta gente parte da solo per trovare un ragazzo o una ragazza. Tu sai che in Cammino Santiago adesso c'è un luogo per trovare un coppio. Cioè, adesso però, perché non l'ho fatto io non c'è. Ah no. ma infatti io sono tutto d'accordo con lui. Quando tu viaggia soprattutto da solo, credo che no, credo che mai vai a viaggiare da solo. C'è, sempre c'è qualcun altro che vai a trovare sul cammino, bene camminando o bene fermati là, me, chi ti faranno de compagnia. La prima volta che sono partito per Santiago, la prima sera, al primo ostello, ho incontrato una coppia, lui e lei, e mi dicono... Lui mi dice, io ho 70 anni e sono rimasto vedovo da qualche anno. Lei ha qualche anno meno di me, è rimasta vedova da qualche anno. Se il cammino di Santiago va bene, ci sposiamo. Ho una coppia di amici che si sono conosciuti lungo il cammino di Santiago, si sono incontrati, hanno camminato assieme qualche giorno, dopodiché lei era più veloce, lui più lento. A lui è venuta un'idea, ha detto aspetta un momento, ma che forse accelero il passo e adesso sono sposati. Ma ho di episodi, conosco anche gente che invece è partita per la Francigena e è tornata a casa divorziato. Ecco, cioè, il rapporto di coppia sul cammino è vario, diciamo, cioè la casistica è completa. Ne terremo conto. Sentite, le paure, le difficoltà, i momenti bui, i momenti felici, ce ne raccontate qualcuno che vi è capitato? No, no. Vai cominciare sempre a me. Ma io penso che prima abbiamo parlato di preparazione mentale e la preparazione mentale è quella che ci dice, ci aiuta a capire, a distinguere il vero dal falso, no? Perché cosa succede? Che le paure le abbiamo, tutti noi abbiamo delle paure, magari le conosciamo o non le conosciamo. E ci sono paure che sono oggettive, che magari consideriamo poco, cioè camminare lungo una strada trafficata è oggettivamente pericoloso, ma magari ci fa meno paura che camminare al buio da soli su una strada di campagna. Una volta mi ha fermato in un negozio e stavo comprando del cibo, mi hanno detto, ma non hai paura? Ho detto, sì, ma dico, certo, ho paura come tutti, ma di che cosa, scusa? E ma Rino Abruzzo mi ha detto, paura dei lupi. Ho detto, ma io almeno avessi visto un lupo, cioè, chi è che li vede i lupi? Non si fanno vedere i lupi, e posso avere tante altre paure, ma la paura dei lupi non è una paura oggettiva. La paura dei cani, sì, ci sono zone in cui la paura dei cani è reale, cioè il problema dei cani è reale. Però tante paure, magari non abbiamo paura senza sapere di cosa abbiamo paura. E il fatto di camminare da soli, il fatto di essere disposti all'incontro, il fatto di dire piuttosto mangio un panino nascosto e non corro il rischio di andare a un tavolo dove trovo persone di quattro nazionalità diverse e devo rispolverare quel poco di inglese che so. Questa cosa si supera. Cioè, il viaggio è un'occasione in cui mettere in gioco le proprie paure. E poi dopo c'è il proprio corpo che genera adrenalina, eccetera, che fanno fuggire, no, la paura.
Per me prima abbiamo parlato, c'è dormire, la gente domanda, questa è la più importante, la paura, poi dopo la salute, certo, ma soprattutto dove dormire, dove posso fermarmi se piove o nevica o fa, non so, no? E poi dopo, tu sai che per me non c'erano, in la via francigena non c'erano i lupi come per avere paura, ma le zanzare, soprattutto in pianura padana, in estate, ci sono veramente... Sì. Il zanzare, io ho abitato in America, in Caribe, e le zanzare erano non tanto pericolose come qui. Ma soprattutto, sì, per me c'è dormire, anche in Andi, e poi dopo ogni luogo ha le sue piccole paure, tu trovi la differenza, ad esempio in America, nella Panamericana, io l'ho fatto là, io credevo che era un cammino bello come il cammino di Santiago o la via francigena, ma no, c'era tutto pieno di camioni, briganti e tutti, certo, con un po' di senso comune si va. Sul discorso della notte, soprattutto come accennava Raul, un'affermazione di un mio amico di un po' di anni fa, che è vera, purtroppo, lui diceva: al posto in cui dormo io affido la mia vita. Ecco, questa cosa non deve assolutamente spaventare, però è successo che chi dormiva è stato preso da un colpo di fucile, per esempio. Quindi l'aspetto del dormire e del passare la notte è fondamentale, cioè è la prima cosa della quale ci preoccupiamo veramente, cioè dove passerò la notte, perché nel momento in cui io dormo è come se mi assentassi per un po', cioè io non posso vegliare su di me in quel momento lì, per cui vogliamo avere delle mura chiuse, delle mura che ci proteggano, già anche il fatto di avere la tenda a volte può essere considerato una protezione, ma non necessariamente lo è. Allora, la paura di cambiare, in chi si mette, chi decide di non mettersi in cammino, di non viaggiare, perché magari anche la paura di cambiare, di trovare persone, di confrontarsi con le persone. Avete mai avuto questa paura? E invece come il camminare, come il viaggiare, come l'incontrare ha cambiato voi stessi nel corso di questi anni, credo, decenni di esperienza? Risponde Raul, grazie. Hola. Sempre l'effetto umano c'è molto importante, ma... credo che rincontrarsi con altri, soprattutto quando tu usci dalla tua casa con un po' di umiltà, soprattutto, no? De parlare con rispetto alla montagna, al cammino, alla strada e anche alla gente. No? Tu non hai quasi nulla sul cammino, tu sei una piccola cosa, ma... E invece tu è tutto, tu è tutto un universo che cammina, no? Allora rincontrarsi con altri genti, sempre con umiltà e con un sorriso fa sparire subito la paura, credo che per me c'è la cosa più importante. Ci sono gente, tu sai che ci sono gente pericolosa sul mondo, ci sono gente con armati, con fucili, eccetera, ma tu hai dentro di te, credo che tu hai la forza per far sparire la paura, sempre c'è una uscita. Sempre restando sull'argomento, ogni tanto quando torni da un cammino ti domandano che cosa è cambiato e che cosa ti ha dato questo cammino. Allora, non è facile rispondere a questa cosa e non so neanche se ho mai risposto. Una volta all'inizio di un cammino una ragazza mi ha detto: ma questo cammino che hai già fatto più volte, che cosa ti dà di nuovo?
sono passati 20 anni e non sono ancora riuscito a rispondere che cosa mi dà di nuovo quel cammino. Comunque, il discorso è quello che, secondo me, questo ragionamento lo si può fare su un lungo tempo. Cioè, a un certo punto uno si ferma e si domanda, ma perché sono qui? Cioè, anch'io perché sono qua oggi? Sono qua oggi perché sono stato invitato da Alberto, che io avevo invitato a sua volta 2 anni fa per un incontro come questo, e prima perché... Cioè, se proviamo ad andare indietro nel tempo, riusciamo a capire magari perché siamo andati... perché a un incrocio abbiamo preso una strada piuttosto che un'altra. Ecco, e questa cosa qui poco per volta ci ha costruiti. Non necessariamente la singola esperienza ha fatto qualcosa. Magari non ce ne rendiamo conto, magari invece fra 10 anni ci renderemo conto che siamo venuti qua oggi e quindi oggi per qualcuno di noi cambia qualcosa. Io ho incontrato Raul, ieri mi hanno detto c'è Raul dell'associazione Via Francigene. Bene, sono arrivato qua e abbiamo scoperto che ci eravamo già incontrati l'anno scorso in una situazione del genere. Non ci ricordavamo i nomi, ma ci ricordiamo che ci eravamo già incontrati. Viaggiare significa anche scegliere. Ogni giorno si devono fare delle scelte. Quanto queste scelte sono condizionate dalla preparazione che ci sta dietro, quanto sono condizionate dalle persone che si incontrano e quanto sono condizionate dalle emozioni del momento. Ma avevamo preparato questa domanda? No. Ah, grazie. L'avevamo preparata troppo poco. Allora io rispondo a mio modo e torno giù. E torno giù. E pongo un'altra domanda. Proviamo a giocare ancora con il vocabolario. Allora, datemi una definizione di strada. Poi vado anche da loro che sono più timidi. Una definizione di strada. Che cos'è una strada? La strada. La strada. Abbiamo una definizione banale, eh? Cos'è una strada? Quella lì, che passa lì, che cos'è? Com'è fatta? Allora, lo dico io. È una striscia di asfalto? Sì o no? È una striscia di asfalto. E cosa vediamo lungo la strada? Ci saranno, non so, le strisce sull'asfalto, ci sono i guardrail, ci sono i cartelli indicatori. Questa è una definizione di strada, giusto? Non è sbagliato. Ma un sentiero che cos'è? È una strada non asfaltata, potrebbe essere... Mulattiera, Carrarecia, Cavedagna, Capezzagna, guarda il vocabolario come la definisce, con dei termini che non usa più nessuno. Ed è comunque qualcosa di fisico. Invece il cammino che cos'è? Sì, però si chiama Cammino di Santiago, è una strada. Il cammino di Santiago, o no? Allora, qual è la differenza? Posso sceglierlo di farlo, ma se io parto adesso, tu adesso prendi il tuo zaino e parti, e sei in cammino. È lo stesso cammino che farai domani, se tu partissi domani. La strada è quasi sempre la stessa, perché ci sono dei cambiamenti sulla strada, ma meno. Invece il cammino è una cosa tua. Io sto cercando di capire se magari la strada è un qualche cosa che attrae e il cammino è qualcosa verso il quale sei spinto. Non ho ancora definito con precisione questa cosa. Però questo è il concetto, cioè la strada è un'opportunità. È una cosa che io posso o meno cogliere. Il cammino è una cosa che io costruisco, che scelgo di fare, che faccio in maniera molto personale. Claudio, ho abbastanza risposto alla domanda? Ho abbastanza risposto alla domanda o ho creato più confusione? Un po' di confusione c'è. Beh, ma io non do delle risposte, io pongo delle domande, insomma. Ma tu
Non ti è mai capitato di trovarti in una situazione in cui era difficile fare delle scelte, scegliere, decidere? Torno indietro, vado avanti. Prendo la strada bella o quella brutta? Mi fermo perché piove oppure oggi avevo deciso di arrivare là e ci devo arrivare per forza? Questa cosa avviene tutti i giorni in cammino, a meno che tu parta con un'idea precisa, predefinita, prestabilita, perfetta dei tempi di percorrenza, di dove andrai, di dove passerai. Ma se vuoi cercare un cammino che sia un pochettino più personale, da vivere in maniera un pochettino più da protagonista, magari non parti in maniera così predefinita. Per cui accetti di giorno in giorno di fare delle scelte. E il cammino è una cosa molto personale, ma che è legata a tantissimi fattori che cambiano continuamente. L'incontrare la pioggia o meno, l'incontrare il ponte crollato piuttosto che l'ostello che è chiuso, sei continuamente portato a prendere delle decisioni, e se sei in giro da solo sei portato a prendere da solo. Il concetto di strada come metafora della vita è estremamente chiaro, no? Cioè il concetto di incrocio di fronte al quale tu devi prendere una decisione, devi sapere dove, se andare a destra o a sinistra. E quando ci vai a piedi, a volte il fatto di sbagliare strada vuol dire fare molti chilometri in più. E quando arrivi a sera e scopri che hai fatto anche solo 5 chilometri in più, la prossima volta stai più attento, insomma. Quindi tante domande, tante scelte, tante risposte da dare. Raul, quali sono le domande, secondo te, che si pongono le persone che si mettono in viaggio? Non so, credo che molti di queste di loro sono già risposte, ma credo che sia importante questo che tu parlava sul cammino. Anche io non so se qualcuno conosce il luogo, questo luogo, perché questo è un luogo di transito molto importante, il San Bernardo. Voi conoscete questo, l'storia di questo luogo? Chi è passato, chi è andato, chi è camminato qui? No, nessuno sa? Ok, questo era un... E anche adesso c'è un luogo molto importante in Europa e in mondo di transito di persone che hanno fatto diversi cammini che arrivavano da Roma fino al nord dell'Europa e indietro di nord dell'Europa a qui. Molti secoli fa il cammino non era come questo, no? Non c'era la strada, non c'era il tunnel, certo c'era un piccolo cammino fatto da romani. Loro avevano le stesse domande che adesso. C'era primo qual è il percorso giusto. Il percorso giusto sempre è il più facile. La decisione, la meglio scelta c'è il cammino il più facile a fare. Non importa se tu hai un GPS o una guida in carte, c'è sempre il più facile, come questo era un luogo più basso sull'Alpe, allora la gente transitava da qui e anche per dormire c'era là la casa Don Angelo Carione, c'era un luogo dove i romani dormivano, anche là su, sull'ospizio fatto da San Bernardo. Tutte le domande sono già fatte e risposte. Anche San Bernardo, forse lui era un camminatore, lui era una persona che ha fatto l'accoglienza a tutta la gente che transitavano da qui. C'è anche importante dire quello che di nuovo quello che ha detto Gerumine. Il cammino c'è una metafora della vita. E allora tutte le decisioni che si prendono sul cammino, tutte sono le decisioni giuste, ma non importa se non c'è la buona scelta. Posso fare una domanda?
Allora, facciamo così adesso. Avete capito perfettamente come funziona il cammino, come ci si prepara, come ci si organizza, come si vive il cammino. Quindi domani partite per un cammino, facciamo che partite la settimana prossima. Cosa vi procurate, cosa pensate di fare? Dipende dal cammino, lo scegli tu. Decidi tu il cammino. Non c'è nessun vincolo. Niente? Cosa? Non so, cosa fate? Compro lo zaino, compro la guida, guardo il mappamondo. Ti procuri una tenda? Mi procuro una tenda, sì, per dormire e da mangiare. Ti procuri di mangiare? Necessario per affrontare il viaggio. Va bene, necessario per affrontare il viaggio, siamo d'accordo, ma proviamo a entrare un po' più nel dettaglio. Lui ha detto delle cose, ha detto delle cose importanti, non è che non fossero importanti, adesso le valutiamo. Ma dove vado? Mi servirà una carta del posto che voglio, in cui voglio muovermi. Mi informo sulle strade. E ok, va bene, come mi informo sulle strade? O su internet o... Per cui cerco delle mappe su internet, per sì. esempio. E poi? Le stampo? Sì. Puoi stamparle. Va bene. Cioè, quindi tu parti già dal presupposto, scelgo un percorso tra virgolette preconfezionato, un percorso che comunque qualcun altro ha già seguito. Oppure me ne invento uno. Se sono alla prima esperienza scelgo già uno fatto da altri, se no sono più esperto, posso inventarmelo io. Va bene. Altre affermazioni? Allora, provo a buttarvi lì una domanda. Oggi siamo nell'era del GPS, giusto? Allora, carta o GPS? GPS. Perché? Microfono. Con il GPS, cioè, puoi sapere dove ti trovi e quindi puoi fare cose più velocemente che con la carta. Ok, velocemente, un altro concetto. Io butto lì delle domande, poi non è che debba rispondere solo la persona che ha introdotto il concetto, ma perché devo andare più velocemente? Perché devo avere bisogno dell'informazione precisa più velocemente? Mi serve? Non lo sappiamo, non sappiamo se ci serve o non ci serve. Però il GPS mi dice dove sono, e invece la carta non me lo dice dove sono? No. Perché non me lo dice? Devi trovarlo te dove ti trovi. Devi trovarlo tu. Basta, questa affermazione. E secondo voi questa cosa qua che il GPS ti dice dove sei sulla carta, devi trovarlo tu, è importante? O non ci interessa? È importante perché sai come orientarti. No, sia con la mappa che col GPS tu ti puoi sai come orientarti. Ma col GPS sai sicuramente dove sei. Sai sicuramente dove sei. Con la mappa magari vai un po' a intuito. Cioè dici sono partito da qua, più o meno dovrei essere qua. Sì, ma è vero, è giusto. Ma concettualmente cosa cambia? Chi prende la decisione? Chi dei due? Cioè, mappa o GPS? Con la mappa chi decide se sei nel posto giusto? Tu lo decidi. Tu lo decidi. Con GPS? GPS. Lo decide il GPS. Mi sembra che questa differenza sia banale? Cioè, però... Secondo me dipende molto da come hai pensato di fare il viaggio, cioè se tu stai viaggiando più o meno lungo un percorso e hai tempo a sufficienza, non ti interessa in modo importante arrivare in un posto,
ma ti interessa fare quella zona. La mappa ti è utile, a quel punto forse il GPS ti è meno importante, perché se sbagli non è così grave, se sei nella seconda idea, mentre il GPS ti dice esattamente dove sei. Però sono tutti e due strumenti che mi servono semplicemente, cioè sono due strumenti diversi, ma secondo me è a monte la differenza, non è tanto... Allora, in realtà tu hai introdotto un altro concetto. Sì, è vero. Perché hai introdotto il concetto, è importante la meta o è importante la strada? Questo è un altro concetto ancora che è fondamentale. Però sicuramente poi ci sono le mille sfumature, no? Dipende da quella che è la mia capacità di comprensione, di studio della carta, dalla mia capacità di utilizzo del GPS. Il GPS sicuramente ti può dare molte più opportunità di quelle che non è solo il seguire, cioè c'è la freccia, vado di lì, e la carta puoi anche usarla, puoi anche tirarci la riga e non guardare tutto quello che ci sta attorno. Però il discorso è che davanti alla carta tu devi leggerla e dire perché questa riga è bianca, perché questa riga è gialla, sono davanti a una strada sterrata o davanti a una strada asfaltata, cerco la sorgente d'acqua, cos'è quella goccia lì azzurra. Il GPS invece tutte queste cose te le ha premasticate, non corri il rischio di sbagliare, però nel viaggio l'elemento corro il rischio di sbagliare è importante, soprattutto se vuole essere un viaggio che ti dà e che sia esperienziale, cioè io mi metto in gioco, corro il rischio e sbaglio e imparo. Se invece voglio la garanzia assoluta, tutto questo lavoro di preparazione, di studio, di analisi, di protagonismo mio non c'è più. Poi è chiaro che se tu mi dici no, io devo essere a quell'ora in quel posto, ci vado col GPS perché tutto quello che c'è in mezzo non mi interessa. E poi tu ci sappia arrivare con un'altra strada, che tu sappia leggere perfettamente la carta e tutti i dislivelli, io non lo sappia fare, non è importante. Però nel discorso del cammino, del viaggio a piedi, sicuramente l'aspetto mio, mi ci gioco in tutti i modi, fisicamente e mentalmente, e anche con l'incognita della carta, che la carta può anche bagnarsi, quante volte, una volta ho rovesciato una bottiglia d'acqua sulla carta, sulla guida, la guida era nuova, appena comprata ed era appena uscita, quindi non l'avrei trovata in commercio da nessun'altra parte, anzi l'avevo comprata in cammino, cioè sono partito e ho detto più o meno ad Assisi dovrei trovare la guida, sperando che arrivasse. Se la libreria, e non ho chiamato la libreria, se la libreria non l'avesse avuta io non avrei avuto la guida. E anche il GPS, Ghidoni quando è andato a fare l'ID Tarot Train in Alaska ha scoperto che a 35 gradi sotto zero il GPS non funziona più, e quindi è andato a occhio, non capita tutti i giorni di muoversi a 35 gradi sotto zero. Però la distinzione carta di GPS non è solo sulla carta e sul GPS, ma è sull'approccio, cioè vado e mi ci gioco io totalmente o vado e mi affido a qualcuno che comunque mi ha premasticato la cosa. Io dico spesso che da grande vorrò fare un viaggio senza la carta, cioè partendo e chiedendo alla gente dove vado. Cameron Nash ha scritto negli anni 80, ha fatto un giro del mondo in bici e dice: mi è capitato in Sud America che chiedessi per un posto, mi hanno risposto 7, 25, 45 chilometri, ecco, una cosa del genere. Quando andate a piedi e chiedete a qualcuno quanto manca, vi dice 5 o 10 chilometri. No, 5 o 10, non è la stessa cosa, eh? Cioè in macchina, vabbè, in bici posso accettarlo, ma 5 o 10, per cui anche l'accuratezza dell'informazione, cioè anche quando si chiedono le informazioni bisogna sapere cosa chiedere, ci sono persone alle quali non si può chiedere, a volte ti rendi conto che quella persona non saprà darti l'informazione giusta, ma questa cosa qui non è colpa della persona se non ti sa dare l'informazione giusta, sei tu che devi acquisire l'esperienza tale per capire chi sa darti l'informazione e chi non te la sa dare. Qualcuno di qui c'è Scout? Boy Scout? Io. Sì. Tu prima hai imparato a utilizzare una bussola o un GPS? Non so usare il GPS. Neanche io. Poi dopo le batterie, tutte le cose per caricare, cioè, fa lo zaino più pesante. Cioè, è più pratico. Allora... una bussola come quella che io porto sempre con me, il mio zaino, lo mio zaino che mi ha offerto il mio padre quando io era scout, carte e basta.
per me, e poi dopo domandare, ma avere un po' di fiducia, perché anche ad esempio qui in Italia c'è molto curioso, tu vai in strada, ad esempio vicino al lago di Bolsena, c'è marca da acqua pendente fino a Bolsena, tu vai la strada, Bolsena 5, va bene, tu vai e poi dopo Bolsena 7, aspetta, sì, io sono più vicino. A me, per me è sempre anche la carta è una buona bussola. Ecco, abbiamo un intervento. Abbiamo un intervento, vieni pure, a voi la parola. Io vorrei introdurre il mio amico Alagi con una provocazione, poi lo lascerò parlare. Cioè, spesso e volentieri noi consideriamo il viaggio, anche quello, diciamo così, a Santiago o sulla via Francigena, un po', certo, come un'avventura, ma spesso e volentieri un'avventura ricercata, e sebbene si incontrino difficoltà e quant'altro, viene vissuto quasi come un gioco in cui si ricerca il proprio limite, in cui si ha a disposizione comunque ogni genere di possibilità. Prima si parlava di bussole o di carte geografiche, comunque si parte con una propria sicurezza a casa, alle proprie spalle. I ragazzi invece qui provengono tutti dall'Odivecchio, dove fra l'altro passa la via Francigena, e loro sono arrivati all'Odivecchio praticamente dal loro paese d'origine, partendo con un paio di pantaloni, una maglietta, senza cartine, con $1,000 che gli sono serviti, sempre che a qualcuno non li abbiano rubati, in Libia e per l'Italia, imbarcandosi fra l'altro su una barca, secondo me, con la stessa esperienza, forse vivendo la stessa esperienza di Colombo, cioè partendo verso il mare pensando di arrivare da qualche parte senza sapere effettivamente dove. Tanto è vero che una volta trasferiti in aereo con un volo charter da Ragusa fino a Milano e poi all'Odivecchio, pensate voi cosa potevano avere in testa. Non sapevano neanche geograficamente dove fossero, sebbene fossero arrivati, un po' come Colombo in America. Quindi adesso lascio la parola ad Alagi, che ha preparato personalmente, senza aiuto, un piccolo testo che ha tradotto lui stesso in italiano, tenendo conto che è qui semplicemente da 2 mesi. Quindi anche il tema della un po' dell'adrenalina, il tuo corpo che porta un sacco di risorse per affrontare il nuovo, ecco, secondo me è il perfetto esempio. Chiaramente lo legge perché non se lo ricorda a memoria e teme di fare degli errori in italiano che gli perdonerete. Buonasera signore e signori, pomeriggio, il mio nome è Alagi Silla. E io sono dalla Gambia. È il motivo per cui io sul discorso del vento per questo viaggio e perché se in sacco di corazoni. Nelle mie passi, ella, oggi discorso del ricarsi in Libia, ma durante il mio soggiorno in Libia mio travolo di fronte molte difficoltà, un sindo libico giovane e muocendo molto male, con bene e allo stesso tempo li maltrattampo così per la mia scorrezza. Ho discusso del Gervanti. Io ancora discusso di andare avanti, sì, oggi mia a trovino in Italia con molta più facilità, caldo e accogliente. Abbiamo davvero apprezzato questo e anche molto facile con voi persone trattare
gli immigranti e allo stesso tempo le insegnano la propria lingua tutti grazie per aquele sprazi, grazie alle caritas. Tutti gli italiani e le generali, grazie ancora una volta alla Gisilla. Spero si sia capito il filo del discorso. Grazie. Questo è un vero pellegrinaggio, eh? Si parla molto di camminare, eccetera. I bravi sono loro. I bravi sono loro. Bravo. Grazie per questa testimonianza e per averci introdotto anche appunto ad un altro aspetto del viaggio. Il tempo a nostra disposizione è quasi finito, quindi darei a voi un'ultima battuta su un tema che è stato introdotto durante le domande di prima, cioè è importante il viaggiare o è importante l'arrivare? Quindi è importante la meta o l'andare? Ma mi sembra che sia abbastanza chiaro il concetto, cioè è importante mettersi in cammino e l'importante è considerare il viaggio nel come e non nel dove. Penso che oggi sia importante anche uscire di casa e mettersi in cammino, cioè non necessariamente dire devo andare a Santiago perché Santiago cambierà la mia vita o Roma o la Francigena, di percorsi se ne stanno sviluppando tantissimi, però a volte bisogna veramente uscire di casa e si scopre che anche attorno a noi ci sono tante realtà interessanti, tante realtà molto stimolanti che magari non conoscevamo. Io abito a 200 metri da una ciminiera e non so ancora che cosa serva quella ciminiera lì, una casa abbandonata, non so, magari da 100 anni, e cioè sono ignorante su una cosa che è a 200 metri da casa mia. Ci sono delle strade anche in città da noi dove ci sono delle pietre miliari, le pietre miliari non si usano più da un sacco di anni e penso che da grande farò un censimento delle pietre miliari attorno a casa. Ecco, non è necessario andare lontano, proviamo veramente a uscire di casa e vedere quello che ci sta attorno. Noi viviamo sul 45esimo parallelo e abbiamo le 4 stagioni. Non in tutti i paesi del mondo ci sono tutte le stagioni. Dall'Equatore non ci sono le 4 stagioni, al nord, al polo nord non ci sono le 4 stagioni. Già il fatto di uscire di casa, non so, in occasione del solstizio, dell'equinozio, o comunque ogni 3 mesi e fare un giro nella natura ci fa notare un sacco di cose diverse. È chiaro che bisogna andare in giro e avere gli occhi per vederle. Anche semplicemente proviamo a imparare, quanti conoscono, non so, 10 nomi di alberi che abbiamo nel raggio di 1 chilometro da casa. Quanti sanno distinguere un pioppo da una robinia? In tanti, ma non tutti. Non so, abbiamo dei noccioli vicino a casa, ecco, proviamo a entrare nella natura e imparare anche il nome di qualche pianta, già questo ci fa approcciare un modo diverso di conoscere, di mettersi in gioco, di approfondire, che non sia solo il guardare. E per me la risposta vuoi farla con una piccola preghiera. Mi spiace quelli che non gli piace le preghiere, ma credo che c'è la risposta c'è giusto in questa preghiera. C'è fatta dal canonico Gratien Voulut, canonico della San Bernardo, che è disceso anni fa in una valangia là su. E lui ha fatto rinascere un po' l'ospizio là. E ha preso un po' il cammino, il pellegrinaggio, come una metafora che abbiamo parlato, no? Questo. È una preghiera che l'ho lasciato là nella cappella, c'è qualcuno che vuoi, puoi prenderla.
Comincia così. Signore Gesù, che della casa del Padre sei venuto a piantare la tua tenda in mezzo a noi. Tu che sei nato nell'incertezza di un viaggio e hai percorso tutte le strade, quella dell'esilio, quella del pellegrinaggio, quella della predicazione. Strappami all'egoismo e alla comodità. Fa di me un pellegrino. Signore Gesù, che ha preso così spesso il sentiero della montagna per trovare il silenzio, ritrovare il Padre, per insegnare ai tuoi apostoli e proclamare le beatitudini, per offrire il tuo sacrificio, inviare i tuoi apostoli e far ritorno al Padre. Attirami verso l'alto, fa di me un pellegrino della montagna. Come San Bernardo devo ascoltare la tua parola, devo lasciarmi scuotere dal tuo amore. A me, continuamente tentato di vivere tranquillo, domandi di rischiare la vita come un atto di fede. A me, continuamente tentato di sistemarmi definitivamente, chiedi di camminare nella speranza, verso di te, cima più alta nella gloria del Padre. Signori, mi criasti per amore, per amare. Fa che io cammini, che io salga dalle vette verso di te, con tutta la mia vita, con tutti i miei fratelli, con tutto il creato nell'audacia e nell'adorazione. Ed è arrivato il momento di salutarci. A te, Silvana, le ultime parole di saluto e ringraziamento. Grazie Bob, è stata una bella esperienza. Ringraziamo intanto voi che ci avete seguito da casa e speriamo di essere stati sufficientemente chiari nel raccontarvi che cosa è avvenuto durante questa terza giornata montana della gioventù. Un grazie particolare anche ai tecnici che, nonostante il buono e cattivo tempo che abbiamo incontrato, hanno lavorato davvero bene. Vedrete i loro nomi in sovraimpressione. Quindi anche Silvana vi saluta e cede il microfono a Rosalia. Penso di essere voce per tutti e tre dicendo di venite a visitare il Colle Gran San Bernardo e partecipate alla prossima giornata montana della gioventù.